tema di questa serie di tre incontri è quello della comunicazione. Comunicazione che è una realtà molto complessa, che parte da quella più banale, ma arriva poi alla relazione. Vedremo come dalla comunicazione nascono le relazioni e quindi tutta una serie di problematiche molto rilevanti. La comunicazione avviene tra tutti i viventi. Ovviamente tra gli uomini, tra gli animali, sapete benissimo che gli animali comunicano tra di loro in diversi modi. Non so, questo hanno scoperto, le balene sono capaci a comunicare a decine di chilometri di distanza attraverso dei suoni molto bassi, che addirittura non si sentono tanto sono bassi. I suoni bassi viaggiano meglio nei solidi, per cui viaggiano attraverso l'acqua. Tanto per dire, se il vicino tiene la musica troppo alta, dalla stanza accanto si sentono i suoni bassi, tum, 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 non si sentono i suoni acuti, le melodie che non passano i solidi. Quindi le balene comunicano così, gli uccelli sapete come comunicano, tutto il loro cinguettio, come hanno proprio dei moduli per comunicare. Non solo comunicano attraverso i versi, ma comunicano anche attraverso le posizioni, le posture che assumono, il piumaggio e avanti, hanno tutto un sistema di comunicazione gli animali. Nella seconda parte del XX secolo hanno scoperto che anche le piante comunicano tra di loro. E le piante hanno tutta un'attività elettrica e chimica che le fa vegetare. Se capita qualcosa, si trasmettono per via chimica delle informazioni tra di loro. Ad esempio, se il primo albero di un bosco viene attaccato da un parassita, nel giro di poche ore, a qualche chilometro di lì le piante lo sanno già che c'è questo parassita e si preparano, producendo delle resine, per resistere a questi attacchi. Oppure un'altra scoperta che hanno fatto è che le piante sono sensibili alla vita. Non solo se uno spezza il ramo di una pianta, la pianta smette di vegetare per alcune ore, ma se muore una vita vicino alla pianta, la pianta smette di vegetare. Sono degli esperimenti di laboratorio che lasciano stupiti di come la pianta senta la vita e quindi reagisca a questa vita. D'altra parte c'è un detto comune, no? Quello del pollice verde, di persone che hanno il pollice verde, che non si sa cosa sia, ma risulta realmente. Certe persone si avvicinano alle piante e le piante aumentano la loro attività di vegetazione. E non si capisce che cosa emettano queste persone, perché hanno provato con dei guanti di gomma pieni di acqua calda, 37 gradi. Quindi se è la temperatura è la stessa cosa. Ma non è la temperatura, anche perché poi la temperatura è tutta uguale, quindi una persona o l'altra, invece no, sentono proprio determinate persone. Qual è la differenza tra la comunicazione dell'uomo e la comunicazione degli animali e delle piante? È una differenza di coscienza di sé. Mentre una volta c'era la definizione dell'uomo come animale dotato di ragione, adesso questa definizione, che risale ancora ad Aristotele, eccetera, non si ritiene più valida perché si è scoperto che gli animali hanno intelligenza, fanno dei passaggi logici di intelligenza. Allora l'elemento che si pone come distinzione è la coscienza di sé. L'animale ha solo inconscio, mentre l'uomo ha anche una parte conscia. Che cosa dovesse capitare il giorno in cui gli animali acquistassero un conscio, lo lasciamo alle generazioni, quando capiterà, se mai capiterà. Fatto sta che la nostra comunicazione ha questa dimensione di coscienza di sé che permette il fenomeno di comunicare al di là dei fatti che stanno capitando. Ad esempio, il gatto insegna al gattino qualcosa solo in occasione del qualcosa che capita. Gli fa vedere come si caccia un topo, ma solo nel momento in cui c'è un topo. Non è che si mette lì la sera e glielo racconta. Allora, se ti capita così, devi fare. No, non ha questa possibilità. Se
se capita, questo è l'agire tipico dell'inconscio, che fa emergere l'informazione e la comunicazione nel momento in cui serve, se no sprofonda dell'inconscio e il gatto non sa di sapere che sa cacciare i topi. Quindi la comunicazione umana ha delle caratteristiche notevoli che poi vedremo dove vanno a finire. Nella comunicazione ci inseriamo tutti come in un fiume, che è cominciato con Adamo ed Eva e finirà non si sa quando. Cioè non c'è inizio di una comunicazione. Perché? Perché quando siamo venuti al mondo, i nostri genitori avevano già dialogato con noi prima che noi nascessimo. C'era già una comunicazione e noi avevamo già risposto ai genitori. Il bimbo ancora nel grembo della madre che scalcia, che si muove, che si agita, è la sua comunicazione. Per cui comincia prima che noi abbiamo coscienza e continua poi in un flusso che è interrotto. Noi ci inseriamo e usciamo. Ci sono tanti fenomeni, li vediamo uno alla volta proprio perché sono fenomeni complessi. Allora, c'è un emittente, uno che comunica, e un ricevente nella comunicazione. Ma tanto per cominciare, chi è il primo che comincia? Non si sa, quello che vi dicevo prima. Si dice che la punteggiatura della comunicazione è soggettiva. Cosa vuol dire? Facciamo l'esempio che è classico, quello che ha permesso agli studiosi di Palo Alto, che sono i primi che hanno affrontato la comunicazione in uno studio ben approfondito scientifico, di capire questo meccanismo. Dunque, c'erano marito e moglie che litigavano. Marito dice: io arrivo alla casa la sera, stracco morto, e mia moglie comincia a urlare dietro. Allora io apro il giornale per difendermi da mia moglie, quella continua a urlare, e io tengo bene il giornale aperto per difendermi. Versione della moglie. Arriva a casa la sera, io sono tutto il giorno lì che lavoro, arriva lui e apre il giornale. Mi viene una rabbia che gli urlo dietro di tutti i colori, e lui non molla il suo giornale. Allora, domanda, è il giornale che fa urlare la moglie o è la moglie che fa aprire il giornale? Dipende. Se senti il marito è l'urlo che fa aprire il giornale, se senti la moglie è il giornale che fa partire l'urlo. Questa è la soggettività della punteggiatura. Cosa vuol dire concretamente? Allora, arrivo a casa, adesso scrivere tutto sarebbe lungo, arrivo a casa, virgola, apro il giornale, virgola, mia moglie urla, punto. Mia moglie urla, virgola, apro il giornale, punto. Mia moglie urla, virgola, apro il giornale, punto. Mia moglie urla, virgola, apro il giornale, punto. Punteggiatura della moglie. Apri il giornale, virgola, mi metto a urlare, punto. Apri il giornale, virgola, mi metto a urlare, punto. Cioè, la sequenza è sempre la stessa. Cambiano solo i punti e le virgole. Soggettività della punteggiatura. Chi è che provoca e chi è che risponde alla provocazione? È soggettiva la cosa. Pensate alle conseguenze di questo principio quando due discutono, quando due litigano. Ognuno ha la sensazione, ma questo non è solo un fenomeno dei litigi, è un fenomeno di tutta la comunicazione, che si esprime così. La comunicazione parte come risposta e arriva come provocazione. Ad esempio, io al mattino vedo una persona che non ho ancora visto e gli dico: la vedo, la provocazione la vedo, rispondo alla provocazione ciao. La mia comunicazione parte come risposta alla provocazione di averlo visto. Ma il mio ciao, che è una risposta al fatto che l'ho visto, per lui è una provocazione alla quale deve rispondere. Ciao, come va? Lui ha risposto ciao, come va? Ma la sua risposta per me è una provocazione. Bene, grazie. E tu? Il mio bene, grazie, tu è una risposta, punto.
Come va? Bene, grazie. E tu? Io ho finito. Quindi, punto. Ma per lui quel bene, grazie e tu è una provocazione alla quale deve dare risposta. La risposta sarà oggi va bene, oggi va male, cosa facciamo, eccetera. La comunicazione va avanti, ma c'è sempre questo passaggio. Da chi comunica, comunicante al ricevente, la comunicazione si trasforma da risposta a provocazione. E in questo passaggio ne vengono fuori di tutti i colori. Perché se voi sentite una frase tipica degli adolescenti, siete voi che mi fate comportare così. Ma come ti comporti? Ma cosa fai? Ma come parli? Ma come rispondi? Siete voi che mi fate fare così, che mi fate rispondere così. Che cosa rivela? Rivela che lui percepisce il suo comportamento come una risposta. Allora, la mia risposta per l'altro è una provocazione alla quale deve dare risposta. E si va avanti così, con delle conseguenze molto interessanti. Ad esempio, c'è un principio della comunicazione che si dice non si può non comunicare. Si comunica sempre. Tutti comunicano sempre. Facciamo un esempio. Immaginate, aprite la finestra una mattina, guardate in strada e vedete una persona che cammina. Quella persona non sa che voi avete mattina presto tutto deserto, strada deserta, c'è nessuno, non sa che voi avete aperto la finestra e lo state guardando. Ugualmente voi ricevete da lui una comunicazione. Guarda quello lì come va in fretta, guarda quello lì deve essere in ritardo, chissà dove corre a quest'ora. Avete ricevuto da lui una ricevete da lui una comunicazione anche se lui non lo sa di comunicare, non si può non comunicare. Adesso vediamo dei tipi di comunicazione, la comunicazione numerica o digitale e la comunicazione analogica. Io prima vi do le definizioni, poi dopo quando le spiego vedete che sono cose semplici. La definizione sembra complicata e difficile, ma poi la realtà è semplice. La comunicazione digitale o numerica, digit sono i numeri in inglese, no? È la comunicazione codificata. Per capirla bisogna conoscere il codice. Se non conosci il codice, non capisci la comunicazione. Ad esempio, l'italiano è una comunicazione digitale, numerica. Numerica non vuol dire 3, 4, 5. Vuol dire codificata, perché se uno non conosce l'italiano non capisce. Quanti di voi conoscono, dicevamo prima, l'eschimese? È una comunicazione digitale. Se non conosci l'eschimese non capisci cosa viene detto. L'inglese, il francese, tutte le lingue sono comunicazioni digitali. Vuol dire che c'è un codice che deve essere conosciuto perché la comunicazione sia recepita. Altrimenti senti una comunicazione ma non sai che cosa ha comunicato. La comunicazione analogica, invece, anche qui la definizione sembra difficile, ma poi in realtà è semplicissimo, è la comunicazione che contiene se stessa. Ad esempio, io non vi dico che faccio la conferenza stando in piedi, non ve lo dico. Domani qualcuno vi chiede, ieri sera il conferenziere era seduto o era in piedi? Nessuno vi ha detto niente, ma voi siete in grado di dire se ero seduto o se ero in piedi. Ma chi ve l'ha detto che io ero in piedi? Nessuno ve l'ha detto. L'avete visto? L'avete visto? Questa è una comunicazione che contiene se stessa. Cioè la comunicazione del sono in piedi arriva perché sono in piedi. La comunicazione della maglia blu arriva perché la vedete. Quindi la comunicazione analogica è la comunicazione dei fatti, della realtà, la comunicazione delle cose che sono se stesse.
Credo che abbiate sentito negli ultimi anni parlare di televisione analogica e televisione digitale. A questo punto capite benissimo cosa vuol dire, forse. Bisognerà spiegare ancora qualche passaggio. Così come la registrazione analogica, quella dei nastri, e la registrazione digitale. Cosa c'è di differenza? Di differenza c'è che nella registrazione analogica viene registrata l'onda sonora della voce. Avete presente i dischi di vinile di una volta? Se uno li guardava con la lente, vedeva che il solco era modulato. No? Il solco andava così su e giù. Questa forma del solco, la puntina poi lo leggeva, no? La puntina lo leggeva. Era esattamente la forma dell'onda vocale. L'onda del mio parlato, l'onda della musica ha una forma. Non la vediamo, ma c'è. Basta prenderla, inciderla sopra un supporto, i primi erano di cera, lo stesso per le immagini. La fotografia analogica, la televisione analogica, cosa vuol dire? Che registra punto per punto la quantità di luce. In questo punto c'è questa luce, in questo punto c'è questa luce, in questo punto c'è questa luce. E me la fa vedere tale e quale. E basta. Per cui non c'era il problema di avere una macchina fotografica di una marca, comprare le pellicole di un'altra. Non esiste. Non esisteva quel problema. Perché per forza. Qualunque supporto andava bene, perché era analogico. Era la stessa luce che restava impressa sulla pellicola. Punto. Digitale cosa vuol dire? Vuol dire che il suono, prendiamo una nota qualsiasi, immaginatevi una nota, un suono qualunque, viene codificato con una serie di numeri. La combinazione, la numerazione binaria, no? 1 e 0, 0 e 1. E, ok, due parole sulla numerazione binaria che può servire a capire il digitale. La corrente elettrica ha solo due possibilità, c'è e non c'è. Non può fare altrimenti. O c'è o non c'è. Se c'è, metto 1. Se non c'è, metto 0. Allora, io posso esprimere tutti i numeri non su base 10, ma su base 2. Quindi esprimerò, mettiamo, non so, il numero, partiamo da 0, ok, che non c'è, poi avrò 1, dopodiché avrò 10, poi avrò 11, poi avrò 100, poi avrò 101. 110, 111 e vado avanti così. Che numeri sto esprimendo? Beh, è chiaro, questo esprimo 2, questo esprimo 3, questo esprimo 4, 5, 6, 7 e avanti così. 8 sarà uguale a 1000, perché si viaggia sulle potenze di... Una comunicazione che ha fatto venire un brivido a qualcuno, era una comunicazione analogica. Io non ho detto adesso rompo il vaso, ma l'hanno capito tutti. Allora, in questo modo io posso esprimere la corrente c'è, non c'è, c'è, non c'è, c'è, non c'è, 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 non c'è, non c'è, non c'è, e avanti così, che viene memorizzata su un supporto. E poi viene decodificata. Allora, se trovo questo segnale, vuol dire questo tipo di luce con questa intensità. Se trovo quest'altro, vuol dire quest'altro tipo di luce con questa intensità. Se trovo quest'altro, vuol dire quell'altro tipo di luce con quell'intensità. Quindi ci vuole un computer che decodifichi il segnale che riceve e lo trasforma in luce. Ma bisogna che il computer che ho io abbia le stesse informazioni che aveva chi ha codificato, altrimenti non si vede niente. Provate a guardare la televisione digitale sulla televisione analogica. Non si può. Ci vuole un decoder, ci vuole un decodificatore che faccia questo lavoro, che deve essere uguale a quello che ha codificato a monte.
Ecco perché a volte i sistemi non sono compatibili, oppure se uno lavora sul computer le immagini possono essere digitalizzate con questo sistema oppure con quell'altro, parametrico oppure bitmap, eccetera. Diversi sistemi, ma io posso leggere l'informazione solo se conosco il codice con cui è stata codificata e la decodifico. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che si riduce il rumore, i disturbi praticamente a zero, teoricamente a zero, perché non viene codificato. Sapete prima nella radio quanti rumoracci si sentivano nella radio, perché tutte le scariche elettriche venivano captate e riprodotte. E allora diventava una cosa impossibile capire la definizione, la differenza tra comunicazione digitale, deve essere codificata, e analogica, ma queste due comunicazioni sono molto comuni anche nella vita comune. Pensate ad esempio i semafori sulla strada. I semafori sono una comunicazione digitale. Se arriva uno del 1800, ma mica sa che deve fermarsi col rosso. Bisogna che gli sia detto, perché che se accende una luce rossa, una gialla, una verde, non gli dice niente. Deve avere l'informazione a monte per capire il significato, altrimenti non c'è percezione del significato. Tutti i cartelli stradali sono tutti una comunicazione digitale, tant'è che c'è un esame per vedere se uno sa che cosa vogliono dire. Perché? Perché tu vedi un qualsiasi cartello, conoscete bene, che così, e che cosa vuol dire se non lo so? Qualcuno deve avermelo detto, devo averlo saputo da qualche parte, che questo è un codice che dice che io in quel senso non posso andare, non devo andare contro quel cartello lì. Altrimenti non posso saperlo. Per terra trovate dei triangolini. E se uno, ma guardate che anche solo 40 anni fa non c'erano quei codici, per cui uno non avrebbe capito che cosa volevano dire quei triangolini per terra, mentre uno lo sa perché lo ha imparato. Quindi i codici sono una realtà molto comune, molto diffusa. Stringersi la mano per salutarsi è un codice. In qualche posto, torniamo agli eschimesi, si strofinano il naso. Chissà quanto raffreddore hanno. È un codice diverso. Addirittura alcuni codici che ritenevano universali i nostri padri, poi hanno scoperto che universali non sono. Quindi anche dei segni comuni sono in realtà dei codici che uno sa oppure non sa. Pensate tutto il linguaggio giovanile, a volte qualcuno si trova smarrito davanti al linguaggio giovanile, come mai? Sono dei codici, devi conoscerli, perché non capisci cosa vogliono dire. Prego. Quindi la semiotica dovrebbe studiare la comunicazione digitale? La semiotica studia molto di più, andremo avanti, arriveremo al linguaggio semantico, quindi la semiotica. Tutta questa realtà del codice è molto comune, molto frequente. Addirittura all'interno di tanti gruppi ci sono delle comunicazioni che capiscono solo loro. Ma sapete la storia di quella là dei matti seduti in cerchio? Uno dice 7, tutti giù a ridere. Un altro dice 5, tutti giù a ridere. Diciamo, cosa fanno? Ah, dice, conoscono solo 10 barzellette. Allora per non raccontarle di volta le hanno numerate, uno dice 5, tutti pensano alla barzelletta numero 5. Ah, dice, posso provare anche io? Prego, faccia anche lei. 9. Scusi, ma bisogna anche saperle raccontare. Codice, bisogna conoscerlo altrimenti non si sa cosa vuol dire. L'analogico invece è quello che uno fa, quello che uno sente, quello che uno vede, è la realtà delle cose l'analogico. Ad esempio, gli animali comunicano molto attraverso l'analogico.
Provate a buttare un po' di briciole di pane sul balcone, arriva un colombo, poi ne arrivano due, poi ne arrivano 10. Chi gliel'ha detto a quelli là che lì c'era da mangiare? Hanno visto quello che mangiava, hanno recepito la comunicazione, là c'è da mangiare, là si mangia. Comunicazione analogica. Comunicazione analogica e digitale hanno delle differenze in alcuni campi profonde. Ad esempio, la comunicazione analogica non può mentire. Non si può mentire con la comunicazione analogica. Mi dite come faccio a dirvi che sono in piedi senza essere in piedi? Se sono seduto, sono seduto. Se sono in piedi, sono in piedi. Non posso dire una cosa diversa da quella che è con la comunicazione analogica. La comunicazione analogica contiene se stessa, per cui non è possibile mentire attraverso la comunicazione analogica. Attraverso la comunicazione digitale io posso mentire pienamente. Ad esempio, oggi sono andato nel tal posto e non voglio dirglielo. Allora la domanda, sei andato in quel posto? Oppure io oggi non sono andato in quel posto? La domanda, sei andato in quel posto? Io non sono andato in quel posto. Cosa dico? No, non sono andato in quel posto. Io sono andato ma non voglio dirglielo. Che cosa dico? No, non sono andato in quel posto. La stessa frase identica che uso per dire la verità, la uso per mentire. Come fa a sapere chi riceve la comunicazione se dico il vero o se mento? La comunicazione digitale può mentire. Posso dire una cosa completamente diversa da quella che è. Facciamo un altro esempio. La rielaborazione delle immagini digitali. Non parlo dei trucchi fotografici, degli imbrogli, non parlo semplicemente di quando si vedono dell'immagine rielaborata al computer dove al posto del rosso è stato messo il blu, al posto del giallo è stato messo il verde e così via. Cosa viene fuori? Semplicemente cos'è stata? Comunicazione digitale cambiato il codice di decodifica. Tanto per vedere cosa viene fuori. A volte vengono fuori degli effetti interessanti, vengono fuori. La comunicazione digitale può essere manipolata. Posso dire sì invece di no, posso dire no invece di sì. La comunicazione analogica non può essere manipolata. Questo pennarello è verde, scrive verde. Posso, cosa faccio? Cambio pennarello. Cioè la realtà non può essere, è se stessa. Notate che io posso creare delle illusioni. In questo caso la realtà è l'illusione, oppure la decodificazione, che poi vedremo più a fondo. Ad esempio, torniamo all'esempio di prima, guardo in strada, vedo una persona al mattino così da sola che cammina veloce veloce, dico a fretta. È una mia interpretazione, è una mia decodificazione a fretta. Perché quello potrebbe camminare veloce perché ha scommesso che faceva 3 volte il giro dell'isolato in 8 minuti. Che ne so io. O cammina in fretta perché deve smaltire delle calorie e allora cammina in fretta perché vuole smaltire quelle calorie. A fretta è una mia decodificazione. Se voi vedete uno che gli fate la domanda e si gratta così, decodificate, non sa che cosa rispondere. Ma non è detto. Potrebbe essere che quell'altro proprio gli prude e vai. È una decodifica che uno fa. E così noi continuamente decodifichiamo. Ma non è detto che decodifichiamo nel modo giusto. La comunicazione analogica è quella. Che cosa hai visto in strada? Non puoi dire ho visto uno che aveva fretta, ho visto uno che camminava veloce, perché tu non sai perché camminava veloce. Solo che noi siamo abituati a fare il passaggio, per cui viene spontaneo dire ah, c'era uno che aveva fretta.
vedi uno con una macchina tutta sparata che va, puoi solo dire va troppo veloce, va molto veloce, ma non posso dire a fretta, sta scappando dalla polizia, deve andare, niente, non lo sai, deve vincere una scommessa, un primato, non lo sai. Quindi decodificare l'analogico è un passaggio successivo che può essere corretto o sbagliato, ma non è l'analogico che mente, sono io che decodifico in un modo soggettivo che può non essere corretto. Addirittura si possono comunicare due cose contemporaneamente, con l'analogico e con il digitale, in contrasto tra di loro. Ad esempio, pensate che questa è una tecnica che si consiglia per risolvere certe dissidi familiari, quella della comunicazione in un modo analogico e nell'altra digitale. Supponiamo il ragazzino che ha problemi in casa, a un certo punto dice basta, io in questa casa non farò più niente, non aiuterò più, non voglio più saperne di niente, intanto si alza e comincia a sparecchiare tavola, a riordinare, eccetera. Allora, con la comunicazione numerica ha detto una cosa, con la comunicazione analogica ne ha detto un'altra. Questo può servire a spaccare un circolo vizioso di non comunicazione, di non capirsi a vicenda e così via. La comunicazione analogica è la comunicazione che ha dei limiti, perché ad esempio non ha la negazione. Comunicazione analogica ha solo il positivo. Non si può dire no con la comunicazione analogica. Vi dicevo che così è un codice. Non è no analogico. Io vi sto dicendo che ho in mano un pennarello verde. Non vi sto dicendo che in mano non ho un pennarello rosso, non ho un pennarello giallo, non ho un pennarello blu, non ho una forchetta in mano. L'avevate pensato subito, vero? Ah, guarda, non ha una forchetta in mano. Ma non puoi, non puoi. E non puoi pensare, mi sta comunicando che non ha la forchetta. Questa è la tua interpretazione. L'unica cosa che io comunico è ho un pennarello verde in mano.